Ciao a tutti, sono Yashal e in questo nuovo video lore parleremo di Anastasia. Secondo me, uno dei personaggi più interessanti all'interno di Grindone è sicuramente il personaggio che più è legato a noi, in quanto la sua vita dipenderà letteralmente da noi e dalla nostra decisione. Inoltre, la nostra decisione potrebbe influire sulla lore futura che viene svelata nel DLC Ashes of Mahmut. Come al solito, quando vi parlo di una fazione in cui si può scegliere se essere amici o nemici, questo video non vuole essere qui a dirvi quale scelta dovete prendere, è soltanto pura informazione. Detto questo, la storia di Anastasia è molto particolare, infatti non si sa da dove viene, essendo una figura molto enigmatica. Si sa soltanto che un giorno ha approcciato la legione. Tuttavia la legione in quel periodo considerava le donne come streghe e le bruciava al rogo. Lei però fu molto fortunata perché venne portata in catene davanti a Creed. Creed volle prima di ucciderla, ascoltare la sua versione, la sua storia. Lei inizialmente era restia a parlare di sé, ma poteva dire una cosa con certezza, ovvero che le forze degli Eteri avrebbero attaccato subito il campo che adesso conosciamo come Fort Icon. Di fatto, questa cosa accadde. Creed, fortunatamente, credette ai suoi avvertimenti e mandò le sue truppe in modo tale da potersi difendere. E così, sono sopravvissuti. E ebbero, di fatto, anche l'informazione immediatamente, in quanto il comandante Lucius, che era il comandante di quella sezione, si presentò davanti a Creed e Anastasia stessa per raccontare del fatto che era stato predetto esattamente quello che era poi accaduto. Questo stupì molto sia Creed che il comandante Lucius. Tuttavia, Anastasia, coperta da una maschera, sembrava essere incapace di provare delle emozioni. Creed da quel momento in poi decide di farle togliere le catene per parlare con lei in pari, come diciamo persona libera. Inoltre parlerà con lei per delle ore, conoscendola meglio e cercando anche di comprendere la sua conoscenza degli Eteri e fin dove essa può arrivare. Ci sono infatti cose che lei sa molto bene sa raccontare nei dettagli come le tattiche usate dagli Eteri. Tuttavia vi sono altre cose di cui lei sembra non avere per niente conoscenza. Detto questo, lei informerà sempre dove stanno per avvenire gli attacchi, diventando una pedina importante per la legione, fino a quando non riuscirà più a predire questi attacchi, in quanto gli Eteri nel frattempo si sono evoluti e hanno anche cambiato le proprie tattiche. Questo porterà molta discordia all'interno della legione, che vorrà mettere a rogo Anastasia, considerata una strega. Ed è qui che fondamentalmente interveniamo noi, in quanto è nostra la scelta se considerarla una fonte attendibile, una risorsa preziosa per le informazioni che può darci, o una strega che merita di morire. Tuttavia c'è di più, infatti la sua storia non finisce qui. Ella infatti si scopre essere stata, o meglio essere, un'Eteria, ma non come noi, o meglio come protagonista della storia di Grindon. Lei è veramente un'Eteria senza essere stata posseduta, infatti è incapace di provare le emozioni umane. Tuttavia è sempre stata incuriosita dalla figura umana ed è sempre stata contro le figure dittatoriali presenti all'interno del mondo degli Eteri.
Per questo ho deciso di iniziare la regione. Inoltre, si riesce a comprendere anche il fatto che Creed avesse sempre saputo questa verità, ma non solo l'ha tenuta nascosta agli altri, ma anche a se stesso, perché da inquisitore lui avrebbe dovuto uccidere Anastasia appena conosciuta questa verità, ma si rifiuta di farlo in quanto la ritiene preziosa per il successo comunque della regione. Detto questo, video molto breve, però ci sto. Ci si vede alla prossima.